Bene, buonasera a tutti, grazie dell'invito. Abbiamo risolto, credo, problemi tecnici di spostamenti. Allora, il tema a che fare con l'intercultura è enorme. Io scelgo una cosa molto circoscritta, però vedrete che poi è fin troppo ampia anche lei. Perché io vi parlo di culture e narrazione di sé, più precisamente parlerò della narrazione di sé, cioè autobiografica orale, nelle interazioni faccia a faccia, come quelle che vi possono essere in una classe scolastica. Allora, narrazioni. Roland Barthes scrisse che la narrativa è internazionale, transstorica e transculturale, cioè c'è ovunque. Anche Ricoeur, un altro dei grandi che hanno pensato sulla narrativa, diceva: non sappiamo neanche immaginare cosa sia una cultura in cui non si sappia cos'è raccontare. Allora, la capacità di narrare sembra una capacità umana, fino a prova contraria, presente ovunque. La narrazione propriamente che cos'è? È l'azione di raccontare una storia. Ci tengo a questa definizione perché oggi si usa in italiano il termine narrazione per dire quasi tutto. Figuriamoci, le lingue vivono, è possibile attribuire nuovi significati alle parole, però io tenderei a stare sul tecnico. La narrazione è un'azione, quella di raccontare una storia. Sono anche vicino proprio ai narratologi quando distinguono storia, racconto e narrazione. La storia è il contenuto di un racconto. Il racconto è il testo o l'enunciato, se è orale. La narrazione è l'azione di. Sono tre cose diverse. A me preme questa distinzione perché se sottolineo che la narrazione è un'azione, vedo subito che è in realtà una interazione. Perché vi sia l'atto di narrare, non basta che ci sia il narratore, ci vuole il destinatario. A narrare si è in due, il che è vero in generale, in realtà è vero per ogni enunciazione, ma insomma, se sto alla narrazione e penso, come sarà per tutto questo intervento, specialmente alla narrazione orale, la cosa è evidente, senza alcun dubbio. Non devo fare alcun altro ragionamento per inserire il destinatario. Quando io racconto faccia a faccia ad un altro, ciò che racconto, come lo racconto, dipende dal destinatario. Anche da me, sì, ma anche da lui, perché è un'interazione. È intorno a sé, è intorno a ciò che parlerò. Il fatto che la relazione fra narratore e destinatario ha un'enorme importanza per ciò che si racconta. Alla fine vedrete, in fondo la parola chiave sarà: ma il destinatario ha una grande responsabilità. Gli arriva quello che è degno di ricevere, né più né meno. Ma cercherò di essere, spero, utile, arrivandoci per gradi a questa faccenda. Allora dirò qualcosina ancora su narrazione e narrazione di sé, qualcosina su come noi ci narriamo dentro la nostra cultura e qualcosina su cosa possiamo sapere su altri. Allora, intanto, la narrazione di sé va definita. Philippe Lejeune, è un nome che probabilmente conoscete, ha scritto Il patto autobiografico e ha definito cos'è l'autobiografia. Diceva: è un racconto retrospettivo in prosa che una persona reale fa della propria esistenza.
specialmente quando mette l'accento sulla sua vita individuale e sulla sua personalità. Allora, Lejeune ragionava sull'autobiografia come genere letterario. Nell'orale, adesso lo vediamo, alcune cose non funzionano proprio bene di questa definizione, però l'idea chiave di questa definizione vale anche nell'oralità. Vale a dire, c'è un patto fra chi narra e chi riceve il racconto per cui il racconto riguarda la stessa persona reale che sta raccontando. È un patto, sono possibili anche menzogne, ma solo sulla base di questo patto. È ciò che fa l'autobiografia. Ecco, però dicevo, fra l'autobiografia scritta e il racconto autobiografico di sé, orale, ci sono delle differenze. Intanto, di norma, il racconto di me stesso che faccio oralmente è più breve. È raro che io faccia una retrospettiva di tutta la mia vita. Pezzetti. Pezzetti che hanno moltissimo a che fare con la situazione, col contesto in cui mi trovo. Un colloquio di lavoro, una conversazione con un amico e così via. Ancora, nell'orale ovviamente c'è il corpo. Ciò che in un testo scritto è difficile da cogliere, cioè i silenzi, nell'orale possono essere invece molto presenti e significare, essere parte del racconto propriamente. Così come nell'orale ovviamente sono presenti gesti, tono della voce, che cambia moltissimo il significato di ciò che si dice, posture, sia del narratore che del destinatario, perché arrivo alla vera più grande differenza. Nel racconto orale, nella narrazione propriamente orale, l'altro è presente. Non è come quando scrivo che l'altro c'è, sì, ma implicitamente, come un destinatario virtuale, immaginato. Qui c'è davvero. Determina o codetermina il racconto. Come fa? Beh, intanto perché fa delle domande. Molto spesso il racconto autobiografico nella vita normale consegue una domanda. E poi cosa ti è successo? E cosa hai detto allora? Ma e dopo, quando non ci siamo visti, cosa hai fatto? Domande che cooperano alla costruzione del racconto di sé. Ma oltre a domande, interiezioni. Che partecipano al racconto, lo dirigono. L'attenzione o la disattenzione del destinatario muovono il racconto in una direzione o nell'altra. A narrare si è in due, lo si è sempre, ma ripeto, se narriamo in faccia a un altro, questo è veramente evidente. Alberto Merucci, che è un eccellente sociologo morto un po' di tempo fa, che si è occupato di questi temi, scriveva: insomma, non si può separare il narrare dalla relazione entro cui si situa. Se la narrazione in più è una narrazione di sé, autobiografica, questo è ancora più importante, più vero. Pensiamo un poco alla nostra cultura, prima di arrivare a qualche cenno sugli altri. Noi raccontiamo di sé, cioè di noi stessi, sì, un sacco. Lasciamo stare le televisioni, i blog, le narrazioni immediate, faccia a faccia lo facciamo? Sì, un sacco. Immaginate soltanto un caffè o un pub. Ci sono alcune ricerche di giovani sociologi adesso su questi luoghi, i cosiddetti luoghi terzi, dove si chiacchiera in gran parte, ma le chiacchiere hanno un sacco di momenti autobiografici. Giovani innamorati che si raccontano incertezze individuali o analizzano la propria liaison, amici che affrontano gioie o dolori, o studenti alle prese con le regole della famiglia, problemi della convivenza, eccetera, eccetera.
è un frammento di citazione da una ricerca di Massimo Cerullo, un giovane che ha studiato le conversazioni nei caffè o nei pub e simili. Allora, noi ci raccontiamo un sacco, per tanti motivi, vedete, vado breve, ma ogni tema in realtà potrebbe essere molto allargato, potrei chiedermi perché diavolo ci raccontiamo, per tanti motivi, sarebbe troppo lungo affrontarlo. Sicuro è che non ci raccontiamo noi, noi nella nostra cultura, non ci raccontiamo sempre allo stesso modo. Lo sottolineo, lo esplicito, perché a volte si dice, ah, poi il migrante è sfuggente, non si racconta mica sempre allo stesso modo, le stesse cose, ma nessuno di noi lo fa, per questo è importante segnalarlo. Qui faccio una citazione un po' più lunga, il sociologo in questione si chiama Meyrowitz, sentite questo pezzetto, autobiografico nel senso che racconta di essere stato in un viaggio all'estero da ragazzo, era negli Stati Uniti, e poi di essere tornato. Sentite un po' cosa dice. Verso la fine degli anni 60, quando ero studente, passai 3 mesi di vacanze estive in Europa. Feci molte esperienze nuove e eccitanti. Quando tornai a casa ne parlai agli amici, alla mia famiglia, ad altri. Ma non a tutti riferì esattamente le stesse cose. Ai miei genitori diedi ragguagli sulla sicurezza e la pulizia degli alberghi in cui avevo soggiornato e su come il viaggio mi avesse reso meno pignolo nel mangiare. Ai miei amici parlai di pericoli, di avventure e di una breve storia d'amore. Agli insegnanti descrissi gli aspetti educativi del viaggio, visite a musei, cattedrali, luoghi storici, osservazioni sulle differenze culturali. Insomma, ognuno dei miei pubblici udì un discorso, un racconto diverso. Le storie del mio viaggio erano diverse tanto nel contenuto quanto nello stile. Cambiavano anche le costruzioni grammaticali, i modi di pronunciare le frasi, le parole. Cambiavano le espressioni del viso, le posizioni del corpo. Credo che sia un racconto in cui possiamo identificarci. Abbiamo vissuto certe cose, ma non le raccontiamo mica allo stesso modo a chiunque. Al genitore il ragazzo non racconta i pericoli che ha corso, men che meno la storiella che ha avuto. Agli amici è questo che racconta e non racconta ciò che ha raccontato ai genitori e così via. Ogni racconto è una performance che seleziona qualcosa della storia del sé che mettiamo in campo. Purtroppo sul tema voglio essere breve, su tutto sarò breve, quindi si potrebbe allargare, ma stiamo a questo, conserviamo che noi conosciamo bene questo differenziarsi della narrazione a seconda del destinatario. Senza mentire a nessuno, ma tenendo conto delle differenze fra i destinatari. Ancora stando a noi, raccontare di sé, che noi facciamo tantissimo, ha dei limiti molto netti. Pensate alle regole della decenza o del pudore. Ci sono cose che io non racconto per pudore, altre che io non domando se sono come destinatario per pudore, per riservatezza, per normale senso della decenza. Queste regole però non sono mica sempre state le stesse. Prendete delle descrizioni delle conversazioni in salotto nel Settecento, dove anche si parlava di sé, ma con regole strettissime. Ancora inizio Novecento, sono molto strette. Oggi sono più larghe sicuramente, ma non è che non ci sono. Se uno racconta di sé, vi racconta cosa fa in bagno? No, né voi lo chiedete, per intenderci. Ci sono dei limiti. Il punto è che le culture cambiano col tempo, anche la nostra. Prendiamo il tema, prendiamola così. Noi diremmo probabilmente che a narrare di sé sono soprattutto le donne nella nostra cultura.
Ricordo un libro di una decina d'anni fa di una filosofa bravissima, Adriana Cavarero, diceva: nelle cucine, sui treni, nei corridoi delle scuole e degli ospedali, davanti a una pizza, un bicchiere, sono soprattutto le donne a narrare di sé. Che le donne siano capaci di raccontarsi, lo trovo verissimo. Ma la Cavarero diceva invece gli uomini no, perché tendono al generale, all'astratto, sono meno capaci di raccontare. Ma qui il tempo, secondo me, conta. Penso a mio padre, nato nel 21. Lui non raccontava di sé. Però, se ci ripenso, mi è anche chiaro che era una questione dell'idea che aveva imparato crescendo di cos'è la virilità. L'uomo è di poche parole. La virilità è di poche parole. La generazione mia, quella che grosso modo ha fatto e uscita dal 68, no, siamo stati verbosissimi. Facevamo anche noi l'autocoscienza per imitare le donne magari, ma insomma ci stavamo, siamo stati verbosi. I ragazzi di oggi, bah, insomma, francamente mi sembrano in grado anche i maschi di parlare di sé. Allora vedete, non è che una cultura, la nostra, sia sempre uguale, cambia di generazione in generazione in seguito alle spinte dei movimenti sociali, alle controspinte poi e così via. Ma il tempo conta anche per le donne. Renate Siebert ha fatto una ricerca, di nuovo una decina d'anni fa, su tre generazioni di donne in Calabria. E beh, notava, lei ha intervistato persone di 80, 70, 80 anni, di 40, 50 e studentesse universitarie. Le nonne, gli era difficilissimo raccontare di sé. Cioè, in realtà non raccontavano dicendo io, era sempre un racconto delle relazioni, corale, mio marito, mio padre, parlava sempre degli altri, non metteva io al centro, una signora di 70-80 anni in Calabria. Le cinquantenni abbastanza, le giovani fin troppo, diceva Renate. Il punto è che dire io, se ci pensate, è una forte assunzione di responsabilità, è un mettersi sulla scena. In realtà è un gesto emancipativo. Lo è stato. Per le donne nel corso del Novecento in Italia, imparare a dire io è stato un gesto emancipativo. E non puoi darlo per scontato. Prima di certi momenti non si faceva. Voi siete più letterate di me, letterati di me, sapete che Sibilla Leramo, quando scrive il suo testo autobiografico, insomma, non può pubblicarlo, fa scandalo a inizio Novecento, e lei è un intellettuale, non fa scandalo solo per le cose che ha da raccontare, ma perché dice io, è una donna che per iscritto parla della propria esperienza, non si faceva ancora, adesso si fa fin troppo. Ecco, il fin troppo lo dico perché Renate Siebert stessa alla fine dice: a volte mi sembra, intervistando le ragazze, che persino esagerino, cioè siano così tanto interessate a parlare, a raccontare di sé, che del resto del mondo non mi dicono niente. Probabilmente una questione di misura c'è. Sempre a Renate Siebert, tra l'altro, sempre lei mi torna utile per cominciare a dire qualcosina sulle diverse culture, ma dopo aver detto che una cultura, la nostra, è una roba che cambia ed è varia. Ecco, Renate fece un'intervista a una scrittrice algerina che forse conoscete, Assia Djebbar, molto importante, tradotta molto anche in italiano. Djebbar ha scritto molti racconti, beh, è algerina di lingua francese, ha la cittadinanza francese, ha scritto sempre in francese, a un certo punto ha scritto un romanzo decisamente, evidentemente autobiografico, e ha raccontato a Renate quanto le sia stato difficile usare il pronome io, perché, cito, in Algeria, persino nella vita di tutti i giorni, la parola femminile evita l'io della prima persona. L'educazione, la morale non ci spingono a parlare di noi. Ora io accetto la parola di Assia Djebbar, non so dell'Algeria, immagino che nel chiuso dell'ambiente domestico, nell'hammam, una donna algerina anche
decenni fa fosse in grado di dire io, sicuramente non nella scena pubblica. Assia Gebbar sta compiendo un gesto emancipativo propriamente, quello che anche da noi è stato compiuto, ma è stato compiuto, non c'è sempre stato, non è dentro la nostra cultura. Bene, certo che se arrivo a questo punto comincio a chiedermi, ma com'è il raccontare di sé nelle altre parti del mondo, in quelle che chiamiamo, e non sto a insistere sul termine, culture, altre culture? Perché a sé la parola cultura meriterebbe relazioncine non da poco, vero? Com'è il raccontare di sé? Quando me lo sono chiesto ho cominciato a guardare riviste di antropologi, psicologi, eccetera, per vedere chi ha studiato sta cosa. In realtà non l'hanno studiata in molti. Ci sono due psicologi culturali americani, Brockmeyer e Wang, cioè lavorano in America, che hanno fatto però una ricerca interessante che vi riporto, è di pochi anni fa, è attuale. Hanno lavorato su come parlano di sé, raccontano di sé, bambini, ragazzi a scuola nati negli Stati Uniti e ragazzi a scuola o nati in Cina o figli di immigrati cinesi, quindi cresciuti in comunità immigrate. Nordamericani e cinesi, non è tutto il mondo, è un pezzettino piccolo. Qualche differenza emerge nella loro ricerca. Diceva, beh, sembrerebbe che quelli del West, quelli che noi chiamiamo West, sono fin da bambini imparano a raccontare di sé in uno stile che privilegia i valori dell'autonomia e dell'indipendenza. Cioè sono invitati nelle conversazioni con gli adulti a sottolineare questi aspetti. I bambini cinesi, cresciuti in Cina o cresciuti in comunità cinese nel luogo d'arrivo, sembra che abbiano imparato a parlare di sé con maggiore modestia, sottolineando più che l'indipendenza, io ho fatto questo, l'interdipendenza. Noi, io e, lui e. Dicono Brockmeyer e Wang, i racconti autobiografici, insomma, dei primi, gli occidentali, tendono a focalizzarsi, avendolo imparato, essendo stati spinti a farlo, sulle esperienze propriamente personali. Sono precisi, sono sensibili alle problematiche della propria affermazione. Ho vinto, ho perso, sono riuscito, quella volta ho fallito. Non è una sensibilità presente invece nei bambini cinesi in questa ricerca, che si focalizzano piuttosto sulle routine invece che sugli eventi, cioè sulle cose che caratterizzano in fondo il gruppo, no? Sui rapporti con gli altri, e sono decisamente riservati nel parlare dei propri successi o insuccessi. No, non provo a fare generalizzazioni. Questa ricerca dice questo. Beh, suggerisce che qualche differenza c'è nel parlare di sé altrove. Sempre Brockmeyer, peraltro, cita una cosa che a me ha colpito molto e vi riporto, perché trova un bell'esempio del raccontarsi cinese in un romanzo autobiografico che altrove è molto famoso, in Italia mica tanto. La scrittrice è Maxine Ong Kingston, il romanzo è La donna guerriera, che è un'autobiografia del 75. Questa è una che viene da una famiglia cinese, cresce nei suoi primi 6 anni proprio in comunità cinese immigrata in California, se non vado errato, a 6 anni va a scuola. E sentite 2 commenti che fa. Il primo è, ricorda quando comincia a studiare l'inglese e ricorda di essersi chiesta proprio, ma com'è possibile che I, cioè io, in inglese si scrive con la maiuscola e you con la minuscola, ma proprio non è educato. Io l'ho trovato straordinario, lo posso capire. Ed è una differenza, certo, noi
sì, noi no, in italiano non abbiamo questa differenza, ma in inglese c'è, e può apparire veramente volgare, insopportabile, può apparire, lo capisco. D'altra parte forse ci sono problemi anche più profondi di questo. Io non le ho portate neanche delle slide a mostrare, ma ve la spiego la cosa. A un certo punto la Kingston dice, e poi non potevo proprio capire questa parolina I. I, pensate alla scritta, è una linea verticale e due piccole orizzontali. La parola cinese, che vuol dire io, ha 7 linee ed è intricata. Sono andato su internet a vedere come si dice io in cinese, sì, è un pittogramma molto complesso, veramente complesso. Messo a confronto del I, è stunning, colpisce. E allora lei dice, ma come poteva l'io degli americani avere solo 3 linee, con quella in mezzo poi così dritta? Insomma, veniva in mente che molto prima delle riflessioni di Freud nella nostra cultura sulle molteplici istanze che albergano nel sé, i cinesi lo sapessero bene, che il sé è qualcosa di complesso. Ora, qui quello che si aprirebbe è anche la questione di, ma abbiamo sempre pensato al sé allo stesso modo, ovunque? No, sicuramente no. Però questo è un tema molto molto complesso. Nel testo ho messo qualche nota per rimandare a qualche testo da leggere. Starei con la cosa più leggera, però già abbastanza forte per noi. Questa scoperta del fatto che altri, rispetto a noi occidentali, possono pensare che noi mettiamo un'enfasi sull'io veramente esagerata. Un po' ineducata, insomma. Del resto anche noi non è che abbiamo cominciato subito. Prendete Stendhal, La vie d'un riz brûlard, che è un suo testo autobiografico, anche se ha il nome così. All'inizio lui dice, ah sì, bella questa idea di parlare di me. L'idea mi sorride. Sì, però, questa spaventosa quantità di io e di me, c'è di che far venire i nervi al lettore più benevolo. Quindi, siamo a primi 800, l'autobiografia sta affermandosi come genere, però cautela. Ho ancora 5 minuti, non di più? No, va bene, perché vorrei segnalare una questione forte, che è questa. Noi probabilmente abbiamo non tanto un'idea del sé particolare, ma un'idea dell'importanza di cos'è essere individui, che è particolare, peculiare degli ultimi due secoli euro-nordamericani. Noi siamo individualisti, ma che è una parola forte e anche bella, non ha soltanto l'aspetto per cui essere individualisti vuol dire essere anomici. L'individualismo ha due forti cose. Ha voluto dire con l'illuminismo che tutti sono ugualmente individui, cioè essere nobile o plebeo non cambia, tutti sono individui. La parola individuo lì voleva dire siamo tutti uguali con gli stessi diritti di natura e di cittadinanza. In questo senso siamo individualisti, ciascuno ha diritto come qualunque altro, dunque, di tante cose, fra cui di raccontarsi. Lo stesso diritto. D'altra parte, individualisti vuole anche dire sensibili alla nostra unicità. Così per la nostra cultura, essere che badiamo l'idea di individuo vuol dire ciascuno di noi ha diritto di dirsi, ha diritto anche di dire la propria differenza. In certi casi addirittura il dovere, la spinta, il senso del bisogno. Ecco, questa qui è una roba degli ultimi due secoli nostra. Però sono netti i confini fra i gruppi sociali oggi? No. E quelli fra le culture neanche. E allora vado verso la fine. Mi sembra affascinante cercare di sapere qualcosa su come gli altri raccontano di sé. Di ricerche ce n'è poche, però abbiamo adesso una straordinaria opportunità, quella che è stata nominata prima.
tutti questi immigrati in Italia. Caspita, possiamo scoprire come parlano di sé. Beh, è effettivamente una meraviglia, però subito due banali caveat, due considerazioni. Una è, sì, parlano di sé, ma abbiamo dei racconti che esprimono una pura cultura locale altra? Non credo proprio. Intanto perché narrare è un'interazione, quindi comunque rispondono a nostre domande e reagiscono con noi. Quindi quello che c'è non è certo il come si racconterebbero se fossero la casa loro. E inoltre la casa loro, come la casa nostra, negli ultimi secoli si è così tanto mescolata con enormi violenze, tra l'altro in molti contesti, fra di loro, che no, non ho possibilità attraverso questi racconti di venire a sapere come un'altra cultura ha la narrazione di sé. Ho qualcosa, ma ho quello che ho, questa interazione, in cui qualche differenza però posso coglierla, e questo può essere fascinoso. Ancora l'altra osservazione che limita. Va bene, ci sono alcuni che sono immigrati in Italia e hanno, però su questo ci sono tante ricerche, di Triulzi ad esempio, della Sorgoni. Le cito in breve perché ho finito il mio tempo, ma questi dicono, quelle sono narrazioni coatte, non volontarie. Allora non solo c'è che sempre le narrazioni di sé sono reticenti perché conta il pudore, lacunose e compagnia, queste qui sono proprio coatte e poi sono iscritte dentro una logica burocratica che ha questo effetto. Il chiedente asilo racconta ciò che pensa possa servirgli ad avere l'asilo, questo è. In più, oltretutto, quello che avrebbe da raccontare è spesso tremendamente doloroso, ma del dolore noi raccontiamo volentieri a uno sconosciuto, no, e perché mai gli altri dovrebbero? Morale, queste che sono narrazioni di sé, indubbiamente, il corpus forse più grande di narrazioni di sé di cui possiamo disporre da parte di altri è in realtà un corpus pienamente deformato. Con tutto ciò, il fatto che esistano ora questi flussi migratori ci mette in condizioni di conoscere qualcosa degli altri, finestre per scoprire qualcosa che c'è al di là del nostro orizzontino consueto. Però queste finestre si aprono a una condizione, torno all'inizio e chiudo, a narrare si è sempre in due. Il destinatario porta responsabilità fondamentale, quella di riconoscere all'altro la dignità di parlante, di permettergli di raccontare, e la qualità del suo ascolto, quello del destinatario, determina la qualità del racconto che ottiene. In fondo io direi, ognuno riceve i racconti di cui è degno, né di più né di meno. Grazie.